Buongiorno e ben ritornati qui con un nuovo video su casa e dispensa. Oggi nuovo video svuota la spesa U2, che praticamente è il Carrefour, almeno dalle mie parti era il Carrefour, che è diventato U2. Vi faccio vedere velocemente le cosine che ho preso, molto molto velocemente, perché arriva la bimba da scuola. Partiamo da qui. Ho preso questi wurstel vegetariani senza la soia, prosciutto cotto, quindi ho preso un po' di salumi, questi qua piccolini, monodose, come possiamo chiamarli. Poi i kiwi gold, questi qua sono davvero molto buoni, rimangono un po' più dolci rispetto agli altri classici. Ho preso le fialette per quando faccio i dolci, gusto vaniglia. Queste possiamo dire crostatine alla crema, se non sbaglio, crema, non ricordo se limone o vaniglia. Poi ho preso ciambella allo yogurt e torta di mele. E sotto ho preso la base per fare le torte. Adesso vorrei ricominciare a cucinare un po' decentemente. Poi uova, queste qui senza antibiotici. Queste le mangiamo subito come arriva la bimba da scuola, quindi focaccia o pizzette. Poi questi qua del viaggiatore goloso, che se recuperate i miei vecchi video svuota la spesa sapete che io amo questo brand, lo amo follemente. Questi bocconcini di mozzarella. Poi ho preso i fazzolettini, questi qua mentolo. Patatine gusto gamberi, che alla mia bambina piace un sacco, ma davvero un sacco. Poi ho preso un po' di pane. Scusate il rumore, ho preso un po' di pane perché non prendo più quello, come si dice, quello in cassetta, quello per fare i toast per intenderci, perché non mi piace più, mi dà l'odore e il sapore di chimico, quindi preferisco decisamente prendere il pane fresco, quindi questo poi andrà in freezer. Poi insalata, una confezione di insalata, perché avevo voglia di insalata. E ho preso un po' di piatti pronti per quando vado al lavoro per i miei figli. Ho preso riso ai funghi, questo qua con la zucca, un po' di polenta e un'altra crema di patate, porri, insomma. Così i miei bambini, quando io lavoro, specialmente alla sera che arrivo tardi, loro hanno da mangiare. Poi un po' di salumi vari, questi qua sempre monoporzione, come possiamo chiamarli. Poi ho preso il mascarpone per fare un dolce, questo qua per mio figlio quando ha il pomeriggio con la scuola, oppure comunque arriva tardi, quindi se lo porta in giro ed è a posto. I miei vermicelli di funghi, questo per fare il rame che io adoro. Poi detersivo, questo qui per il bucato per la lana, e vediamo se mette a fuoco, comunque ecco qua, di questo brand. E dietro ho preso per lavare i pavimenti questo qua alla lavanda, due bottiglie, voi ne vedete uno, ma è due di oliveto, eccola qua, perché vi faccio vedere, io in genere ho la brita, qua ne vedete un altro, ho la brita, però per non bere sempre acqua del rubinetto, ogni tanto, ma proprio ogni tanto, prendo le bottiglie d'acqua. Poi i mini Ritz, sempre per la merenda per i figli, carta igienica, poi Kinder Paradiso, questo qua che piace alla mia bimba della Plasmon con il biscottino, e i waffle quando non ho il tempo di farli. Poi ho preso questi qua per me che mi piacciono molto, della Zimil senza lattosio.
E questo qua, la crema di latte, molto 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 buono questo. Poi ho preso questi che mi ispiravano tantissimo, sono vari gusti. E sotto ho preso il Kinder fetta al latte, quello da 10 confezioni. Hamburger di pollo, il burro, banane, estate di teinato, gusto pesca. E poi ho preso questa candeggina monodose con la confezione in carta piuttosto che in plastica. Non sono un amante della candeggina, diciamo che non mi piace quasi per niente, però ero curiosa di provarlo. Si può usare sia per il WC, per la lavatrice, per fare il bucato a mano e anche per i pavimenti. Siccome sto facendo dei lavori in casa, quindi mi arrivano un po' di operai, così volevo igienizzare a fondo il pavimento, ho detto proviamo, anche perché non ho mai usato la candeggina per pulire o comunque igienizzare il pavimento, quindi vi farò comunque sapere come mi trovo. Spinaci, questi qua surgelati, anche questo nella confezione carta, e questa cosa mi fa molto piacere che piano piano anche i supermercati si stanno adattando. Certo, ce ne vuole di strada per, diciamo, ripulire un po' il mondo, però è un passettino alla volta. E poi sotto ho preso i ravioli, questi di questa marca qua, freschi primi per mio figlio perché mangia solo questo. Spesa finita e niente, io vi saluto, grazie per avermi fatto compagnia anche in questo video. Fatemi sapere qua sotto tramite commento cosa ne pensate, iscrivetevi se siete nuovi, attivate la campanella e come sempre noi ci vediamo qui la prossima volta con un nuovo video su casa e dispensa. Ciao!